Buonasera ai telespettatori di Rete 8 e di L'Aquila al Centro. Oggi con Donatello Ricci siamo venuti a Santo Stefano di Sessanio. È uno dei borghi, chiaramente dico una, non dico certo una novità, è uno dei borghi più belli, d'Abruzzo. Qui dietro di me vedete la torre, che è stata inaugurata, qualche settimana fa, inaugurata perché questa torre, il 6 aprile del 2009 è completamente crollata, ci sono voluti molti anni per ricostruirla. E adesso andremo verso il comune dove ci attende il sindaco Fabio Santavicca, con lui e con altri qui di Santo Stefano parleremo del paese, della sua storia e anche possibilmente del futuro. Siamo nella stanza del sindaco, del giovane sindaco di Santo Stefano di Sessanio, Fabio Santavicca. Questo credo che una volta fosse un edificio per la scuola elementare, poi naturalmente sappiamo come sono andate le cose, le scuole accorpate e che adesso i ragazzi di Santo Stefano di Sessanio vanno in un altro istituto scolastico, diciamo nelle vicinanze. E siamo venuti qui, come abbiamo già accennato all'inizio, prendendo spunto dall'inaugurazione della torre, anzi diciamo dalla ricostruzione della torre, che è il simbolo di questo paese, che è una torre che si vede praticamente già quasi da Barigiano, quindi salendo qui lungo le strade che portano a Santo Stefano e poi a Calascio e poi a Castel del Monte. Sindaco, quando c'è stata l'inaugurazione, lei ha detto, e tutti hanno detto che questa torre non è soltanto, come dire, una costruzione in mattoni o in pietra, ma è anche un simbolo di questo paese. Beh, certo, sì. Anzi, con la ricostruzione abbiamo la certezza che è il simbolo e che comunque tutto il borgo poi alla fine è nato intorno al monumento, a quello che oggi è il monumento, quindi alla torre, perché dalla rilevazione dei pavimenti alla quota inferiore di ingresso che era quella originaria, si è ritrovato proprio un pavimento che risale a circa il 1100, quindi stiamo ai primi anni 1000, molto prima della venuta dei Medici Gli anni 1000, diciamo, è il periodo dell'incastellamento, quindi stiamo proprio su quell'età e logicamente possiamo asserire oggi con molta più sicurezza e forza che diciamo, il borgo effettivamente è nato intorno all'edificazione della torre. Ecco, lei ha detto la Torre Medicea perché passa come Torre Medicea, però quindi Torre Medicea intenderemo il XVI secolo, sostanzialmente nel 1500, eccetera. In realtà lei dice che questa torre è nata prima, quando è stato incastellato, quando sono nati i castelli sostanzialmente, e quindi diciamo dall'epoca già dei Normanni, che appunto avevano una presenza in questo territorio a cavallo dell'anno 1000 e poco dopo. Però forse la vicenda dei Medici è interessante per un altro motivo, non tanto perché, come dire, realizzarono e consolidarono e fecero più bella la torre, ma perché loro vennero per motivi economici, non vennero perché gli piaceva Santo Stefano di Sessanio. Assolutamente sì. Loro gestivano il mercato della Lanna Carfagna, terre di pascoli, quindi
quindi alpeggi, e loro appunto gestivano, quindi reperivano la materia prima, che era la lana carfagna, e la utilizzavano, quindi la riportavano poi nei loro laboratori, perché la famiglia dei Medici comunque origini di Firenze, stanziavano a Firenze e lì proprio avevano lavoravano la lana carfagna, che agli inizi era utilizzata per il rifornimento delle guarnigioni militari, dei corpi militari. In questo diciamo che hanno lasciato anche ricchezza nel territorio, quindi nel paese, nello specifico del paese, c'è la presenza di alcune diciamo, lavorazioni in pietra, quindi simbolo di ricchezza. Poi altro elemento forte, ha parlato della lana, quindi parliamo della transumanza, no? Che poi è stato un altro motore economico di questi posti. Sì, la transumanza, ripeto, siamo terra di pascoli, quindi di allevamento ovino. Purtroppo qui a Santo Stefano oggi abbiamo perso questa presenza, quindi la presenza di allevamenti ovini. Però facciamo, diciamo, a livello territoriale ancora c'è qualche presenza, anche abbastanza importante, soprattutto sul centro di Castel del Monte, pure lo stesso Calascio e Castelvecchio, e qualche cosa sta pure su Barisciano. A proposito di questo, lei ha molto insistito sia nell'inaugurazione ma sia nella chiacchierata che ci siamo fatti prima di iniziare l'intervista sul fatto che ormai bisogna uscire dagli steccati, cioè non bisogna più essere il sindaco di Santo Stefano di Sessani, il sindaco di Calascio, il sindaco di Barisciano che pensa al suo paesello e magari cerca di aggiustare la fontanella, come si dice, no? Cioè, oggi bisogna pensare più in grande e bisogna pensare come una rete che si muove insieme per valorizzare questo territorio e anche fare quello che si dice solitamente il marketing territoriale. Questo lo hanno detto anche altri sindaci e devo dire che anche da questo punto di vista il parco sindaci, se vogliamo chiamarlo così, si sta rinnovando, si sta ringiovanendo e questo sta passando. Ecco, lei da questa poltrona di sindaco di Santo Stefano di Sessanio come vede attualmente la situazione? Guarda, mi piace partire nella risposta con un dato numerico. In 14 comuni, quindi esclusi Barisciano, escluso la parte, cioè tutti i comuni diciamo che hanno più di 1000 abitanti, quindi nella zona territoriale che va da Santo Stefano, quindi escluso Barisciano, e arriva fino a Bussi, escluso Bussi, siamo 14 comuni, compreso anche tutta la piana dei Navelli, e arriviamo a meno di 3500 abitanti. È un numero che questo ci deve far riflettere, perché abbiamo una densità di popolazione talmente bassa che siamo veramente come quasi le mosche bianche, come si direbbe. Quindi ancor di più questo territorio, che ha molte omogeneità e molte, diciamo, divergenze, differenze orografiche e territoriali, bisogna che si unisca a livello di pensiero e si unisca a livello di strategie che possono essere politiche e amministrative, perché ripeto, i numeri sono talmente bassi che non riusciamo altrimenti né a garantire i servizi minimi come singole amministrazioni e né soprattutto ad andare avanti singolarmente. Quindi io sono 8 anni che faccio il sindaco, sono 5 anni che faccio il presidente della comunità del parco del Gran Sasso e Monti della Laga, e sono veramente tanto tempo che diffondo questa voce, questo appello, che l'unione o comunque il pensare insieme deve essere la nostra strategia futura. Anzi, deve essere la nostra strategia presente per l'azione futura. Ecco, lei ha citato, allora, lei è anche presidente della comunità del parco, che se la vogliamo semplificare è l'organo politico di indirizzo per il Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga. Spesso, è capitato anche a me parlando con sindaci, ma soprattutto parlando con i cittadini, c'è un rapporto di amore e odio verso il parco, spesso conflittuale. Spesso si dice sì, però è una bella cosa. Cioè, ecco, dal punto di osservazione privilegiato di presidente del parco, sta cambiando questo rapporto fra cittadini, amministrazione e parco o ancora ci sono delle ruggini?
Ci sono delle ruggini ancora, non posso negare questa osservazione che lei mi fa, ma ci sono delle ruggini perché poi i sistemi, gli equilibri si creano con il tempo, quindi è impensabile che le cose possano cambiare dall'oggi al domani, quindi anche in quello bisogna impegnarsi per riavvicinarsi al parco, perché dico sempre che il parco alla fine siamo noi amministrazione, siamo noi cittadini che fanno parte del parco, quindi l'ente parco è un ente che sta lì, è un ente amministrativo, però il parco effettivamente è formato da comuni e soprattutto è formato dalle persone che appartengono alle comunità, quindi in primis dovremmo essere noi a fare un esame di coscienza di quello che è successo nel corso degli anni, perché il parco stava lì dal 1994, quindi è giusto che si faccia un excursus durante gli anni e una valutazione di quello che è successo durante gli anni e capire oggi, insieme alle comunità, insieme alle amministrazioni territoriali, cosa fare di questo parco o comunque cosa proporre all'ente parco, che è poi effettivamente l'organo, cioè l'organo, l'ente che al suo interno ha l'organo esecutivo per le varie azioni. Quindi anche in questo caso, io dico sempre, quando due persone litigano, io credo che la responsabilità e la ragione sta sempre nel mezzo. Anche in questo caso, certo, non c'è un litigio tra due persone, però se i rapporti si sono irrigiditi, se gli equilibri si sono un attimo disorientati, comunque si sono un attimo spostati, è giusto che nel dialogo di persone civili, quindi da persone mature, si ritrovi appunto l'equilibrio e appunto la centralità delle cose. Salendo qui col sindaco, con Fabio Santaricca, abbiamo incontrato un imprenditore, Ettore Ciarrocca. Imprenditore che, come dire, di quelli, prima ne parlavamo col sindaco, che ha scommesso su Santo Stefano di Sessania. Lui produce e vende lenticchie. Beh, la lenticchia di Santo Stefano, diciamo, è nota perché c'è stata anche in passato, non so se adesso, forse col Covid non si farà più, ma la saga delle lenticchie, ecco. Certo. Quante lenticchie coltiva? Se c'è un mercato? E se in qualche modo, come dire, questa attività si riesce quantomeno a vivere? Sì, niente, la lenticchia è il prodotto più caratteristico della nostra agricoltura, la coltiviamo da tantissimi anni, è un seme originario del territorio ed è molto apprezzata sia per i valori nutrizionali che per la facilità di cottura, di preparazione, quindi è un legume che non va in ammollo ed è compatibile con i tempi veloci della vita quotidiana, quindi anche se non ricordi
quello che non ti dimentichi, quello che ti mangi il giorno dopo, le lenticchie te le puoi mangiare lo stesso. Ne produciamo tante, negli ultimi anni abbiamo aumentato la produzione proprio perché diciamo, è l'unico prodotto che tiene viva l'azienda agricola. C'è un buon mercato, il raccolto purtroppo è ogni anno minato dagli animali selvatici, quindi abbiamo tantissima perdita legata al fatto che siamo nel parco nazionale e alla fauna selvatica, altrimenti avremmo un'economia ancora diciamo fiorente, ancora sfruttabile. Qui siamo con Valeria Gallese della Bottega della Lana, che è un'iniziativa molto originale, adesso lei ce lo dirà, ma per sintetizzare, lei si occupa di valorizzare la lana che si produce in questi porti, non specificamente a Santo Stefano di Sessanio, ma qui sul territorio. Quindi qual è il suo lavoro? Allora, innanzitutto grazie per avermi raggiunto. Io mi occupo di coadiuvare gli allevatori a far produrre alle loro greggi lana di qualità. Quindi collaboro con le aziende agricole vicine, ma anche quelle un po' più lontane del centro-sud Italia, e faccio in modo che le loro pecore raccolgano, insomma, dalle loro pecore venga raccolta lana che poi valga la pena di essere trasformata in un prodotto di nicchia. Per cui durante le tosature coadiuvo il pastore nella raccolta della lana e ho fatto in modo di valorizzare questa materia prima non solo dal punto di vista economico, nel senso che gliela ben pago, ma anche dal punto di vista morale, e quindi diciamo che si è passati da ragionare sulla lana come se fosse un rifiuto invece ad un'opportunità e quindi ad un bene merceologico, e quindi ho effettuato una sorta di valorizzazione anche morale di questa materia prima che è molto importante in passato, ha perso poi negli anni della globalizzazione la sua validità. Vedo che è colorata, quindi lei colora pure. Sì, io mi occupo di trasformare poi questa lana in filato con una filiera che mi porta fino sopra a Biella. Io infatti parlo di una lana che è completamente italiana e che poi coloro con i colori naturali, le piante, le radici, i fiori, le foglie, le cortecce. La tintura che amo fare di più è quella col Montepulciano d'Abruzzo, il nostro vino regionale, e quest'anno ho fatto questa nuova tintura che è delle radici di Robbia, insomma, che dà questo rosso, io ricordo il rosso della famiglia dei Medici. Grazie a Valeria, questo è un esempio di come si può scommettere anche sui prodotti di questo territorio. Siamo scesi qui vicino al laghetto di Santo Stefano di Sessanio, che dal paese si vede ed è una visione bellissima, una cartolina che chi viene qui a Santo Stefano di Sessanio deve per forza andare a vedere dal vivo. Qui siamo con Andrea De Bernardinis che, come dire, nel 2017 ha avviato un progetto e adesso lui ci spiega che cosa fa. Certo, sì. Buongiorno a tutti. Allora, organizzo principalmente, sono un tecnico della Federazione Ciclistica dal lontano 2007 e poi diventato anche guida cicloturistica e bike manager ad oggi, così si chiama questa figura professionale, con la quale appunto sono riuscito a vincere un bando della regione che mi ha permesso di comprare una flotta di e-bike, che questa è la mia nuova sede qui a Santo Stefano, con le quali appunto faccio
faccio, organizzo ciclo escursioni nell'area Gran Sasso, con partenza principalmente da Santo Stefano, ma anche da zone più pedemontane per quanto riguarda i discorsi legati ai corsi di fuoristrada, roba un po' più impegnativa. Principalmente è una cosa turistica, quindi si offre la possibilità a tutti di fare appunto queste ciclo escursioni molto molto belle, andare a visitare le eccellenze della zona, quindi si sale su di quota, si va alla piana di Campo Imperatore, si può scegliere di andare o sul lato est o sul lato ovest e quindi trovare appunto il canyon della Valle Anara, ad esempio, è uno dei tanti posti di eccellenza, ribattezzato anche Canyon degli Spaghetti Western per il fatto che ci sono stati girati molti film, tra i quali continuavano a chiamarlo Trinità negli anni 70. Quest'anno addirittura è stato anche il cinquantennale, è venuto Terence Hill, è stato molto molto bello potervi partecipare, per me che comunque ho incentrato tutto su questo discorso qui. Le escursioni le offriamo a tutte le persone, quindi proprio perché le e-bike, queste bici moderne elettriche, consentono di fare dislivelli anche alle persone non allenate e di salire quindi in quota senza problemi e fare anelli anche di 50-60 km in una mezza giornata e riuscire a ritornare senza, diciamo, affaticarsi troppo e godere appunto appieno delle bellezze del luogo, perché qui in bici credo che sia il modo migliore per poter apprezzare veramente le bellezze che ci circondano, tra le quali anche per esempio la famosa Rocca di Calascio, il famoso castello di Lady Oak, ribattezzato anche sempre legato ai movie degli anni 70-80 girati qui da registi famosi che hanno scelto queste location proprio per la loro bellezza e particolarità. Per poterlo fare, per esempio, la Rocca di Calascio ce la conquistiamo passando anche qui nella piana qui giù di Santo Stefano, chiamata Buto, dove si va poi a visitare anche il paese di Castelvecchio Calvisio, che è un'altra eccellenza di questa zona, dalla quale poi si risale e ci si conquista la Rocca di Calascio, che sta a 1500 metri, ovviamente molto molto agevolmente con questo tipo di biciclette. Ecco, tu tutto questo naturalmente estate, primavera, inizio d'autunno, d'inverno. Mi dicevi che ti sei inventato qualcosa anche certo, è una cosa molto innovativa, perché appunto questa è principalmente sono le bici che utilizziamo e che ci consentono di fare le escursioni anche sulla neve e quindi essere operativi 12 mesi l'anno principalmente, quindi con queste bici si riesce senza problemi ad andare sulla neve e a fare delle esperienze molto molto divertenti, ovviamente per tutti. Abbiamo anche carrozzini per bambini con i quali trainiamo i bambini attaccati dietro le biciclette, portiamo anche i cani addirittura o comunque gli animali domestici con l'altro carrozzino. D'inverno con quel carrozzino lì ovviamente mettiamo la dotazione invernale, quindi cambiamo le ruote e mettiamo gli sci e possiamo far diventare proprio una slitta attaccata dietro questa bicicletta e portare e far divertire tantissimo i ragazzetti anche che non guidano.
siamo arrivati dopo un po' di fatica salendo su questo borgo bellissimo medievale qui alla torre, e siamo saliti col sindaco, ma abbiamo qui, e la ringraziamo per essere venuta questa mattina, l'ex sindaco di Santo Stefano di Sessanio, Elisabetta Leone. Elisabetta Leone era sindaco il 6 aprile del 2009, e quando c'è stata l'inaugurazione ha raccontato una cosa molto bella e commovente. Cioè, quando lei arrivò qui c'erano già i vigili del fuoco, vide questa torre che adesso vedete bella ricostruita in macerie, e lei pianse. Ho pianto allora e ho pianto dopo, quando l'hanno ricostruita. È stata una cosa veramente, uno shock, anche se sapevo che era cascata la torre, però vederlo poi mi è stato veramente uno shock incredibile. Sono stata male, ma male fino a quando poi, vabbè, ho dovuto riprendermi, perché io c'avevo tutta la gente, la popolazione che stava all'edificio fuori, dovevo pensare a loro, e quindi diciamo che è passata. Le lacrime dell'ex sindaco erano perché questa torre era un po' figlia di Santo Stefano Sessanio, un po' la figlia di tutti, e come dire, la fortuna ha voluto che le cose materiali si possono ricostruire, e quindi qualche giorno fa è stata inaugurata e questa torre è risorta. È risorta veramente, non sembrava vero, cioè mia zia, la vecchierella, alla vista, la torre, gli sembrava una cosa veramente eccezionale, la rivista, sembra più grande forse, perché adesso ci siamo abituati al mozzicone che c'era, adesso sembra enorme, ma è stato sempre così, insomma, da piccoline ci veniamo a giocare qua. Sempre qua intorno stavamo, intorno alla torre. Quindi rinasce la torre, in qualche modo è come se fosse rinato tutto il paese. Sì, secondo me sì. Siamo arrivati a conclusione di questa puntata dell'Aquila al Centro. Come vedete siamo sulla torre, ci siamo fatti con il sindaco più di 70 scalini che ci portano qua su, e qui c'è un panorama eccezionale. Da qui si vede Rocca di Mezzo alla mia sinistra, Castelvecchio Calvisi alla mia destra, e addirittura, mi diceva il sindaco, di sera con le luci si vede addirittura Sulmona. Quindi immaginate voi da questo posto che tipo di controllo sul territorio. Allora sindaco, insomma, è certo che non basta la torre, l'abbiamo detto prima, ci serve tante cose, però questo è sicuramente un punto di partenza per voi. Sì, questo abbiamo chiuso la fase di ricostruzione del nostro simbolo, del nostro monumento, e oggi riparte una fase di rinascita, con a capo appunto la, diciamo, come volano di percorso, di sviluppo, il nostro monumento, e siamo pronti ad avviare questa nuova fase di rinascita economico, sociale e quant'altro. Un sindaco giovane, belle idee, tanto ottimismo, e speriamo bene, torneremo probabilmente anche in futuro in questi posti per seguire la crescita economica, non solo.